Buongiorno e tanti auguri a me. Oggi è il mio compleanno e sono iniziati i festeggiamenti, ho già iniziato a festeggiare ieri sera, sono andata a cena fuori in un posto bellissimo e continuerò a farlo almeno per i prossimi giorni, se non settimane. Ormai ho preso questa abitudine di festeggiare più giorni di fila, perché le feste non sono mai abbastanza. Oggi sono comunque in ufficio, lavoro, ma sto uscendo in poco a pranzo, vado a fare dei giri, a prendere delle cose e quindi vi porto con me. Non ricordo se vi ho già portati in giro per Milano, solitamente evito di farlo perché, come potete sentire, c'è veramente tantissimo rumore, tantissimo inquinamento acustico, ma per questo video ho voluto portarvi un po' nella mia routine, nella mia quotidianità, anche se non è una cosa che faccio normalmente, quella di uscire fuori in pausa pranzo, ma oggi sto andando a recuperare una buona fetta di pizza perché me la merito. Dopo 2 settimane di lavoro continuo e anche per il fatto che è il mio compleanno, mi merito qualcosa di più particolare per pranzo. In più devo portare un pacco da restituire e quindi unisco le due cose. Ci sono dei posticini qua in Buenos Aires vicino a Loreto che volevo farvi vedere perché sono i miei posti di fiducia per quanto riguarda il cibo gluten free. Il primo è questo qua. Abbiamo la bottega Mama Eat, Mama Street si chiama, appunto perché è quella con più street food, dove si può comprare il tranche di pizza comodissimo, proprio attaccato all'Oreto. Il mio secondo posticino di fiducia invece è in viale Andrea Doria, è l'Officina Zero. Qui fanno un sacco di cose buone, anche pasticceria ma anche bar, è tutto gluten free. Tra l'altro fanno anche delle ottime brioche. E qua vorrei vedere una torta per stasera. Ho preso 2 focaccine, una alle olive e una ai pomodorini, non vedo l'ora di mangiarle adesso per pranzo. E poi ho preso anche una crostatina che vi faccio vedere dopo. E così siamo arrivati alla cena. Adesso abbiamo l'antipasto pronto, un po' di avocado, uva, caprino e brie, insalatina, carne per chi la mangia e il prosecco. Dentro il forno abbiamo patate e hamburger veg. Oggi poi al lavoro sono andata a prendere il gelato per tutti e abbiamo fatto merenda col gelato. La giornata sta andando nel migliore dei modi possibili. E abbiamo infine il reveal della torta. Ho preso una crostatina e frutti di bosco. Yummy. Per 3 persone bastano. One, two, three. Moldavski e BC. Iwani, Iwani. Smettilo. Hai non so quanti. One, two, three. Moldavski e BC. Finita, anche perché ho iniziato a festeggiare ieri e finirò tra 2 settimane, quindi adesso sto uscendo per una serata fuori. Non so esattamente come andrà perché è stato organizzato tutto da un amico. Intanto vi faccio vedere l'outfit. Sto indossando una tuta
con una stampa un po' tipo tropical. Metterò i tacchi ovviamente e vado. Ciao ciao! Il compleanno è passato e sono stati veramente 3 giorni meravigliosi perché ho festeggiato 3 sere di fila con persone assolutamente deliziose e ho apprezzato ogni attimo. La cosa che adoro di più dei compleanni è che mi fa rendere conto che non c'è bisogno di aspettare un'occasione per festeggiare, per riunire delle persone, e mi ricorda che in realtà io adoro riunire persone e organizzare feste, per cui è stato veramente bello per un'altra volta organizzare 3 sere diverse. Nel mentre c'è stata una cena, una serata con drinks e balli e poi una serata con i cugini, siamo andati al Parco Tittoni ad Esio, dove c'è un'atmosfera veramente bellissima, e questo parco è diventato ultimamente uno dei miei posti preferiti. L'ho scoperto veramente da pochissimo, ma lo sto amando. E poi ovviamente ho fatto anche la cena con i miei umani preferiti al mondo, con mio papà, mia sorella. E devo dire che sono assolutamente soddisfatta di questi giorni e non mi fermo qui. Come saprete già dall'anno scorso, ho trovato questo modo di festeggiare un po' mio, per cui magari non faccio una sola grande festa, organizzo più serate, più uscite con persone diverse, con gruppi diversi, e così mi porto avanti il compleanno per un mese e anche 2. Detto ciò, io vorrei farvi vedere tutti i regali come d'abitudine, perché li sto veramente amando tutti, sono tutti bellissimi. Non so nemmeno da quale partire e allora partirò in ordine di come li ho ricevuti. Per prima cosa ho ricevuto in realtà una piantina che non è qui. Ho ricevuto la... come si chiama? La snake plant, o come la chiamano anche in italiano, lingua di suocera. È una pianta bellissima, me l'hanno regalata i colleghi in ufficio, ed è una pianta con le foglie lunghe, alte, tipo a spuntoni, e appunto le foglie sembrano tipo dei serpenti. Ve la farò vedere assolutamente perché è stupenda, la sto adorando, e tra l'altro la volevo comprare anch'io, per cui avrò una piantina anche in ufficio e le ho già dato anche un nome, tra l'altro si chiama Tina. Un giorno vi racconterò il perché di ognuno dei nomi delle mie piantine. Dopodiché ho ricevuto un altro regalino da un amico. Questo qui è molto particolare, sono un paio di orecchini che, confesso, non avrei mai e poi mai acquistato. Ve li faccio vedere più da vicino. Sono questi orecchini qua, guardate qua. A guardarli così sono bellini, ma io non li avrei mai acquistati perché non sono uno stile che reputo mio solitamente. Ma indossati hanno un loro perché, danno questa luce bellissima al viso e tra l'altro riflettono un sacco di colori e trovo che mi donino un sacco, per cui li ho già indossati subito appena ricevuti il regalo, anche perché siamo andati appunto a ballare, bere insieme, e quindi è stato meraviglioso perché non avevo su questi orecchini qua, che sono bellini, però sono un po'
basic, un po' più da tutti i giorni, e quindi non erano proprio adatti per la situazione in cui ci trovavamo e hanno dato un po' di luce al mio outfit e al mio viso, per cui sono super contenta di questi orecchini. Poi ci ho avuto un altro regalo dai cugini. Questa borsina qua è una borsina blu con la catenella, quindi si indossa sulla spalla. È stupenda, la sto adorando. E questa forma è molto molto classica, molto elegante, però per niente scontata con la catenella. In realtà anche lei ha una tracolla. E tra l'altro la cosa che noto ora, che è perfetta, è che in realtà se la si vuole rendere solo tracolla, si può togliere la catenella e si può mettere direttamente il cinturino e averla tipo stile cartelletta, molto chic. Tadam! Eccola qua, la trovo veramente adorabile. Tra l'altro non avevo una borsina blu, per cui è proprio un regalo super azzeccato. Ovviamente questo si può accorciare, perché la cosa delle tracolle è questa. Devono essere adattabili perché in realtà le tracolle studiate solo sulle ragazze un pochino più alte poi sembrano delle borse orrende su quelle un pochino più basse, perché poi arrivano a metà coscia, che non è quello che vogliamo. E invece tenerle a questa altezza qua le rende molto più belle, molto più eleganti e molto più adatte al nostro fisico. Guardate che meraviglia, perfetta per l'estate, perché io in estate poi mi riduco sempre ad indossare solo la borsina bianca o beige. In questo caso invece avrò un'alternativa. Non so nemmeno di che marca è, però mia cugina ha veramente dei gusti stupendi. Questa dentro vedo che è pelle, quindi in realtà è una borsa di qualità. Wow, qua è tipo camoscio blu che sto veramente amando, guardate la perfezione nel dettaglio. E qua dentro invece è semplicemente plain beige, un po' più giallino. Sto cercando di leggere il brand perché c'è un brand. Sto leggendo Laboratorio Manucci. Wow, devo andare subito a trovare su internet questo laboratorio, perché non ne avevo mai sentito parlare, però mia cugina veramente è super brava nel trovare cose particolari e ricercate. Sono super curiosa, quindi vado a prendere il cellulare. No, scusate, si chiama Laboratorio Mariucci. Non ne avevo sentito parlare, a quanto pare è un negozio a Milano. E fanno borse e accessori. Wow. Questa è un'aggiunta veramente bella alla mia collezione e direi che alza un po' il livello. Poi, insieme alla borsina, mi hanno regalato anche questo fazzolettino qua. E questo, in realtà, ve lo spiego, è di Massimo Alba, questo bellissimo negozio a Milano. E io adoro ogni cosa dentro quel negozio lì, e quindi in realtà sono troppo felice di questo fazzolettino qua, che è perfetto da legare alla borsina per renderla un pochino più bellina, oppure si può anche mettere in testa per un tocco un pochino più chic, così come si può legare intorno alla coda. Ed è veramente un accessorio must. È bellissimo, tra l'altro un cotone talmente bello che sembra seta. È veramente stupendo. Poi parlando di cose che vorrei, che mi sento che poi arriveranno, ci tocca parlare anche di questi fiori.
Questi fiori qua li ho ricevuti da Luca, il fidanzato di mia sorella, le peonie. Sono veramente stupende. Lo Statice invece l'ho ricevuto da un altro amico e i colori andavano talmente bene insieme che ho deciso di creare un unico bouquet ed è bellissimo. Ma perché dico questo? Perché il giorno del mio compleanno sono andata al lavoro, sono andata in ufficio. E al mattino sono passata dal supermercato per prendermi il pranzo e delle altre cose che mi servivano e avevo visto questi bellissimi mazzi di peonie e li volevo prendere, ma qualcosa dentro di me mi ha detto no, non lo prendo perché sento che arriveranno. E non perché davo per scontato che qualcuno mi avrebbe regalato dei fiori, ma perché sentivo proprio che stavano per arrivarmi delle peonie. Una cosa troppo strana, anche perché solitamente non è che mi regalano peonie. Tra l'altro, mi viene da pensare che non ho un fiore che reputo il mio fiore preferito. Adoro le peonie, adoro la magnolia, le orchidee. Quindi questi fiori un po' così, in realtà sono tutti belli, però non ho un fiore preferito, dovrei cercare il mio fiore preferito. Io adoro tutti i fiori, tutti mi piacciono. Comunque questi qua sono particolarmente belli e sono troppo felice. E quindi sentivo che sarebbero arrivati, sono arrivati, sono qui. Poi Luca è davvero bravissimo nel comporre i bouquet. Bene, a parte questo abbiamo un altro paio di regali che non vi ho ancora fatto vedere. Allora, il primo è questo, che è una crema per la piega, questa qua, Deva Curl Super Cream Coconut Curl Styler. Quindi è una crema styling per i ricci al cocco. Una crema multitasking per lo styling che apporta idratazione superiore e controllo per lisciare, modellare, definire e combattere l'effetto crespo, aggiungere lucentezza e dare il meglio di sé con i propri ricci. Io non ho dei ricci, ma ho bisogno di una crema per lo styling perché non ce l'ho e tra l'altro mi devo comprare anche un qualcosa per proteggere i capelli dal calore. Perché arriviamo al super regalo del compleanno. E questo è veramente un'aggiunta. Wow! Non ci posso ancora credere nemmeno io. Per quello sono un po'... non sono del tutto esaltata perché... Non ci credo, non riesco a crederci. L'avevo messo giusto così dentro la mia wishlist, non sapendo se avrei fatto una grande festa dove sarebbero arrivate tante persone e non ci speravo minimamente. Era una cosa che volevo, ma che costa e quindi mi sono detta, a meno che non si organizza una grande festa e quindi tutti non sanno che cosa regalarmi e vogliono mettersi lì a farmi un regalo unico, non arriverà mai. E invece, quando l'ho scartato, sono rimasta entusiasta. Sono tipo al settimo cielo, anche se non si direbbe. Questo è un Dyson Airwrap Complete Long. Non so se avete visto il video precedente dove vi raccontavo la mia esperienza col Dyson. Praticamente quando sono stata in trasferta a Le Mans, avevo dimenticato il phon e con me a lavorare c'erano delle ragazze. Una di queste aveva il Dyson e me l'ha prestato. Io l'ho usato e sono rimasta tipo senza parole per la qualità e il risultato che ho ottenuto. I miei capelli sono stati perfetti per una settimana e mi sono veramente detta che avrei dovuto averlo, quindi se non me l'avessero regalato avrei messo i soldi da parte per comprarlo ed eccolo qua.
Adesso ho anche un Dyson. Apriamolo insieme perché sono super felice e sento che la mia vita cambierà completamente grazie a questo aggeggino qua. Ho scelto tra l'altro un colore bellissimo perché ovviamente nella wishlist avevo messo direttamente quello che mi piaceva ed è questo qua nel colore che è Vinca Blu con elementi rosé. Guardate la classe, questo blu è stupendo. Comunque la team per questo compleanno è il blu. Sembra che sta per arrivare una nuova dipendenza, un nuovo colore dipendenza. Qui abbiamo tutto il kit, Welcome to your Dyson Airwrap Multi-Styler. Qua abbiamo già per iniziare un QR code per imparare ad utilizzarlo perché non è così scontato, devi anche imparare a sfruttarlo al meglio. E abbiamo tutta una serie di accessori, questo ne ha veramente tanti. Abbiamo, adesso mi devo guardare qua le spazzole perché non so niente ancora, però abbiamo una spazzola soft brush che è una spazzola lisciante, quindi banalmente per asciugarli però in modo ordinato. Poi abbiamo un'altra spazzola, ok, forte lisciante, quindi con questa spazzola vengono super lisci, mentre questo è un liscio un pochino più morbido e probabilmente un effetto anche più naturale. Lo proveremo insieme perché sono troppo curiosa del risultato e dell'effetto, per cui vi farò vedere assolutamente come funziona tutto quanto. Ma prima ovviamente devo imparare ad usarlo io. Poi abbiamo degli altri accessori. Questi sono semplicemente due coni, uno da 30 mm, uno da 40 mm e servono per fare i boccoli. Uno un pochino più sottile e uno un pochino più spesso. Io avevo provato appunto il cono ed è questo che proprio mi ha fatto capire quanto avevo bisogno di questo aggeggio nella mia vita. Tra l'altro è super figo perché si può invertire la direzione, così si possono lavorare entrambi i lati. Poi abbiamo un altro accessorio, questa è una pre-styler lisciante. Questo, da quello che avevo già visto, serve per lisciare i capelli, ma evitando di avere tutti i baby hair sparati, e questo è sicuramente l'accessorio che mi serve di più tra tutti perché il mio problema più grosso sono proprio i baby hairs, ne ho veramente tanti, tutti sparati. Quando asciugo i capelli con il phon normale poi mi rimangono tutti su agitatini. Il risultato non mi piace per niente. Poi abbiamo un'ultima spazzola, questa è una spazzola volumizzante rotonda ed è questa qui. Secondo me questa è quella che ti dà proprio l'effetto da appena uscita dal parrucchiere e sono proprio contentissima. Non so nemmeno come esprimere la mia gioia per questo regalo perché è troppa e quando è troppa sembra che il mio cervello e il mio mood schiaccia giù le emozioni perché non riesce a gestirle. E infine abbiamo il phon in sé, lo styler meglio detto. La sensazione che si ha quando si scarta il Dyson è proprio più o meno quella che si ha quando si scarta l'iPhone. È bellissimo. Wow, questo colore è veramente stupendo. Questo è la base. Abbiamo tre pulsantini, uno per accenderlo, uno
per aumentare l'intensità, questo qua per l'intensità dell'aria e questo invece per il calore. Tra l'altro un trucco che ho scoperto, me l'ha fatto scoprire la ragazza che me l'ha fatto usare, è che se tu banalmente lo accendi esce l'aria che scegli da qui, mentre se lo spingi in su esce aria completamente fredda. È praticamente l'equivalente dell'aria fredda del phon, quel tastino che però devi tenere sempre schiacciato. Infine qui abbiamo solo un libricino per istruzioni e infine questo è un accessorio fondamentale per prendersi cura del Dyson ed è questa spazzolina qua che si usa per togliere la polvere o la sporcizia che si accumula qua nel filtro. Questo è un passaggio fondamentale, infatti mi ha fatto scoprire sempre la ragazza che me l'ha fatto usare che quando lampeggia questa spia qua bisogna pulirlo perché vuol dire che è leggermente intasato. Questo è quanto, questo è l'ultimo regalo che volevo farvi vedere. Nella confezione è incluso anche un altro accessorio che mi stavo dimenticando di farvi vedere ed è la pochettina da viaggio per tenere dentro tutti gli accessori. Questo è bellissimo, è veramente stupendo perché è una borsina in velluto e a me viene da dire che lo si può utilizzare sempre per tenere tutti gli accessori dentro, anche perché c'è proprio tutto quello che serve qua dentro. Abbiamo tutti i taschini per i vari accessori, per la base e per non riesco a capire che cos'altro, però è perfetto. Sì, probabilmente per il cavo. Sì, perché si infila lo styler qua dentro e qua va il cavo. Direi che è tutto anche per questo video. Non ho fatto molti video di quello che ho fatto perché mi sono goduta gli attimi e le persone e non ho avuto la necessità di riprendere tutto quanto. Sto attraversando una fase in cui sto un attimo rivedendo il mio modo di fare anche i video, per cui se sono un po' diversi o un po' non si capisce cosa sto facendo è perché questa è la verità. Sto tentando diversi modi di fare, nuovi approcci e quindi vi ringrazio per accompagnarmi in questo cambiamento graduale che sto mettendo in atto. E basta, direi che è tutto per questo video. Grazie ancora a Olivia, Luca e mio papà per il super regalo che mi hanno fatto. Sono veramente molto molto grata. Sono grata dei regali, di tutti i regali. Li sto amando tutti, veramente. Dal primo all'ultimo e sono grata di quello che sto vivendo in questo periodo, delle persone che ho attorno a me e sto imparando ad amare le sorprese. In realtà a me piacciono le sorprese, l'unica cosa che non mi piace delle sorprese è quando accadono in momenti in cui io non sono pronta per la sorpresa. Mi spiego meglio. Ad esempio, se io sono a casa e sto facendo delle cose, mi sono organizzata per fare delle cose quel giorno lì ed è tutto di solito molto schedulato, il momento in cui si presenta una sorpresa faccio fatica a godermela perché vado un po' in crisi per il fatto che comunque avrei delle cose da fare, da gestire quel giorno lì e questo comporta che poi non posso farle perché ovviamente divento inglobata da una sorpresa. Mentre quando si tratta di sorprese tipo domani usciamo, ma dove andiamo? Non te lo dico perché è una sorpresa. Questa ad esempio è una delle sorprese che adoro perché
Anche se mi mettono un po' in difficoltà, tipo non so in che tipo di ristorante andiamo, chiedo mille indicazioni su come vestirmi, poi la sorpresa è sempre bella perché scopro dei posti nuovi, mangio delle cose completamente diverse e sono inserita dentro un contesto che magari non avrei scelto e che poi si rivela veramente ricco di novità e bellezza. Per cui adoro questo tipo di sorprese, tipo quel giorno lì ti farò una sorpresa. Ecco, io ho bisogno di queste indicazioni, così poi sono pronta per ricevere la sorpresa. Devo ancora fare un passo in più per amare le sorprese anche quando non sono previste. E quello sarà il lavoro che farò da qui ai prossimi mesi. Magari ci metterò poco, magari ci metterò tanto, chi lo sa, lo scopriremo insieme. Ma intanto è tutto per questo video. Io vi ringrazio di essere passati di qui anche oggi, di aver scelto di passare un po' di tempo insieme a me. Vi saluto come sempre con un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!